Mi chiamo Sor Maria Dina, ho 69 anni e provengo dalla comunità di Montefalco, dalla comunità agostiniana, perché la comunità qui a Santa Croce è sempre comunità agostiniana e ha chiesto aiuto 3 anni fa perché erano rimaste solo in 3 monache anziane, una ora 90 anni, un'altra ne ha 93, un'altra ne ha 86. Hanno chiesto aiuto e la comunità di Montefalco si è dichiarata disposta ad aiutarle, pur essendo una comunità non molto grande, e siamo venuti in 2, io e un'altra sorella, Suor Sandra. Siamo qui da 3 anni e c'è un legame particolare con la comunità di Montefalco, perché a Montefalco venerano Santa Chiara della Croce, che è dello stesso periodo di Santa Cristiana. E sono morte Santa Cristiana nel 1310 e Santa Chiara nel 1309. Santa Cristiana è vissuta molto di più perché è morta a più di 70 anni, Santa Chiara invece è morta molto, molto giovane. In questo momento ci troviamo nella chiesa di Santa Cristiana in Santa Croce, la chiesa dedicata a Santa Cristiana, dove si conserva il simulacro della Santa. Diciamo che Santa Cristiana è una figura molto caratteristica perché è una donna che può anche oggi parlare alla gente, anche ai giovani, perché Santa Cristiana era stata una donna forte, una donna che ha viaggiato da sola, pensate che siamo nel 1240, quindi ecco, a quel tempo viaggiare da sola non era certo un'impresa facile, e una donna che non isolata e chiusa fra le mura di un monastero, ma aperta ai bisogni della gente, aperta alle vicende della gente, del popolo che viveva qui in Santa Croce. Infatti ci sono 2 episodi che possono far capire il carattere di questa santa, la sua spiritualità. Uno, scoppiò una carestia a Santa Croce, la gente non aveva da mangiare. Lei aveva già costruito il monastero, era qui con un gruppo di monache e aveva piantato delle fave nell'orto. E a un certo punto lei piantò una croce in mezzo alle fave nell'orto e aprì le porte del monastero. Ecco, tenete conto che era un monastero di clausura come lo è oggi, quindi molto chiuso, no? Cioè le suore non uscivano, stavano dentro, le monache. E la gente si sfamò e nessuno morì di fame. E l'altro episodio è c'era la guerra fra il comune di Santa Croce e il comune di Fucecchio. Stavano per diciamo, dichiararsi guerra a vicenda, c'era il consiglio comunale in atto, lei uscì dal monastero, andò in consiglio comunale e disse apertamente che se questa guerra si fosse fatta sarebbe stata un disastro. E infatti innanzitutto la dileggiarono perché è una donna in mezzo a un consiglio comunale, cioè, però di fatto lei aveva avuto ragione e la guerra fu un disastro per tutti quelli che vi parteciparono. E diciamo che questi 2 eventi hanno legato particolarmente i Santa Crocese e Santa Cristiana, perché non la sentono una figura lontana nel tempo, distaccata, ma la sentono proprio facente parte della loro vita, della loro storia. E quando è il giorno della sua festa, il 4 gennaio, cioè Santa Croce e questa chiesa si riempiono veramente di tante, tante persone. Anche gente che non va mai in chiesa, però la Santa Cristiana ci viene perché, ecco, se la sentono loro. Per quello che anche quando la comunità qui ha attraversato periodi di difficoltà, i Santa Crocesi non volevano che il monastero chiudesse, perché per loro è un punto di riferimento, è un qualche cosa che li aiuta nel cammino della vita di tutti i giorni. Ora noi abbiamo, una volta si apriva, diciamo, Santa Cristiana,
e si rendeva visibile ai fedeli solo nel giorno del 4 gennaio, nel giorno della sua festa. E da quando siamo qui, cioè da 3 anni, un po' anche sull'esempio di quello che avviene a Montefalco con Santa Chiara, abbiamo deciso di tutte le domeniche di rendere visibile la Santa ai fedeli, e quando noi abbiamo la messa alle ore 18, dopo la messa, cioè la gente proprio sfila dietro l'altare, passa una preghiera, un saluto a Santa Cristiana, e si sentono aiutati nel cammino di tutti i giorni. Dunque qui quando Cristiana, prima di fondare qui il monastero a Santa Croce, fece dei pellegrinaggi accompagnato da una signora di Roma ed andò ad Assisi. Ad Assisi ebbe una visione e vide in cielo una grande festa, cioè c'era la Madonna seduta accanto a Gesù e tutti gli angeli e i santi che le passavano davanti le rendevano omaggio. E lei chiese a Gesù che cos'era tutta questa festa, e Gesù le disse: festeggiano mia madre, l'Immacolata Concezione di mia madre. E poi le disse: quando sarai nel monastero tu celebrerai l'8 dicembre festa della Immacolata Concezione. Voi pensate che questo è successo nel 1298, e poi abbiamo una pergamena del vescovo dell'epoca che autorizzava la celebrazione della festa della Immacolata alla comunità di Santa Cristiana nella chiesa di Santa Cristiana. Quindi diciamo 600 anni prima della dichiarazione del dogma, 500 anni prima della dichiarazione del dogma dell'Immacolata Concezione. E qui da allora, cioè l'8 dicembre, è una festa quasi quanto la festa di Santa Cristiana, cioè una festa molto grande per l'Immacolata Concezione. È un legame di affetto più che di una forma pietistica. È proprio un legame di affetto e di richiesta, cioè la sentono vicina, ecco, la sentono vicina come un'amica, più che come un qualche cosa di lontano, eccetera.